Anche nel momento drammatico che stiamo vivendo, in cui la scienza e la medicina sono fondamentali per aiutarci a uscire dalla situazione davvero terribile che tutto il mondo sta vivendo, si percepisce, no, quella che è una sfiducia generalizzata nella comunità medica che ci ha accompagnato ormai da tanto tempo. Molti si rendono conto che in realtà non ci sono strade diverse per uscirne, però permane ancora il sospetto. Perché? Per via degli interessi che spesso pervadono la ricerca farmacologica. Indubbiamente gli interessi economici sono fortissimi, ma esattamente come ci sono in tanti altri settori, compresi quelli di coloro che producono per esempio rimedi omeopatici o prodotti bio. Quello che sfugge è che dietro ogni nuovo farmaco, nuova terapia, ogni vaccino ci sono controlli strettissimi e lunghe e complesse sperimentazioni volte ad accertarne l'efficacia. Mentre per tutti quei rimedi come l'omeopatia, così come le presunte cure miracolose, abbiamo parlato, no, in passato di episodi simili, la cosiddetta metodo Hammer o il metodo di Bella Stamina, non esistono controlli di nessun tipo. E poi come mai le persone si affidano a questo tipo di rimedi? Perché per molti di loro c'è anche l'idea di sentirsi più intelligenti della media, di poter dunque fare da soli. Ma come stanno veramente le cose? Quanto ci si può fidare di questi salvatori, no, del mondo che saltano fuori con una cura miracolosa? Alcuni si stupiscono quando cito per esempio il metodo di Bella tra questi rimedi miracolosi. Oggi cerchiamo di capire un po' meglio come stanno le cose e di imparare ad abituarci, insomma, a distinguere tra quelle che sono cure scientificamente accertate, quindi con una possibilità di avere un'efficacia reale, da quelle che sono delle illusioni. Bentrovati in Naviganti. Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante, quello delle cure mediche reali, ma oggi in particolare noi ci focalizzeremo su quelle illusorie, che all'inizio sembrano dare grandi speranze, ma poi si rivelano per l'appunto un'illusione, un caso. Celebre quello di Liborio Bonifacio. Chi era? Molti di voi probabilmente non l'hanno mai sentito nominare. Era un veterinario di Agropoli, in provincia di Salerno, che era diventato famoso negli anni 50 del secolo scorso perché sosteneva di avere scoperto un sistema infallibile contro il cancro. Allora, racconta che ha esposto per 20 giorni le capre del suo allevamento al benzopirene, che cos'è? Una sostanza cancerogena. Ma queste non hanno sviluppato nessun tipo di tumore. Da questo esperimento molto empirico conclude in una maniera semplicistica che le capre sono immuni al cancro. Si tratta dunque di trasferire questa immunità caprina, diciamo così, anche nell'uomo. Ma come si può fare? Semplice, iniettando un miscuglio che all'inizio Liborio chiama genericamente estratto biologico di capra. Poi si scoprirà trattarsi di un composto a base di feci e urina di capra mescolate ad acqua. Nell'Italia del dopoguerra, ancora prevalentemente agricola, l'idea di quella cura miracolosa naturale, diciamo così, finisce sui giornali e ben presto Bonifacio si ritrova con le file di persone fuori dalla porta che vogliono comprare il suo rimedio. Ci sono addirittura incidenti, tafferugli per contendersi le poche dosi che il piccolo veterinario riesce a produrre in casa sua da solo. Le inesistenti regole etiche del tempo sulla sperimentazione umana consentono addirittura a Bonifacio di convincere alcuni amici medici dell'Istituto Pascale di Napoli a sperimentare il siero su alcune malate di tumore al seno. I risultati sono negativi, ma i giornali continuano a magnificare il rimedio miracoloso di Bonifacio. Si scatena così un'autentica sollevazione popolare, con petizioni al governo e persino al Papa. Quel rimedio non può restare confinato ad Agropoli, ma deve essere diffuso in tutti gli ospedali d'Italia, se non del mondo. Il Ministero della Sanità
acconsente, per volontà popolare, dice proprio, a condurre una sperimentazione controllata. Si va avanti a somministrare il siero ai malati per oltre un anno. Risultato? Nessuna guarigione, nessun miglioramento. 4 pazienti muoiono durante la sperimentazione. Fine del miracolo, ma non delle polemiche. Si va avanti fino al 1982, mentre continua la somministrazione del siero da parte di Bonifacio, e c'è anche un tentativo di replica degli esperimenti da parte di un gruppo di medici americani, che però si scontra all'ultimo minuto con il rifiuto di Bonifacio di proseguire. L'anno dopo Bonifacio muore e per qualche tempo il figlio continua a vendere il preparato ribattezzato Oncoclasina. Ma di fronte all'assoluta inefficacia del rimedio, il siero Bonifacio, come veniva chiamato, cade presto nel dimenticatoio. Per molti tutta questa vicenda è una vicenda all'italiana, ha detto per esempio Salvo Di Grazia, che è un medico e un esperto di truffe legate alla salute. Vi suggerisco di seguire il suo blog MedBunker. Un'idea indimostrata e implausibile si trasforma per volontà popolare in un dato meritevole di interesse scientifico. L'ideatore diventa un paladino della povera gente, i malati, e la scienza si trasforma in ottusa agli occhi del popolo. Ma non è servito di lezione. Lo stesso identico copione si ripeterà più volte. Succederà con Stamina in tempi recenti, ma negli anni 90 succede che un altro medico, stavolta modenese, si chiamava Luigi Di Bello, un uomo mite, anziano, il ritratto del benefattore dell'umanità, sale agli onori della cronaca quando si viene a sapere che ha messo a punto, pure lui, un metodo definitivo per curare il cancro, un cocktail di diverse sostanze, tra cui somatostatina, inibitori di prolattina, vitamine, melatonina e chemioterapici, capace di debellare ogni tipo di tumore e anche altre malattie. Ancora una volta, non ci sono studi scientifici che dimostrino la validità del rimedio. Ci sono solo le dichiarazioni di alcune persone che sostengono di sentirsi meglio. E la figura di Di Bello, intorno al quale si sviluppa l'inevitabile culto della personalità, che dipinge il medico come un genio incompreso, osteggiato dalle multinazionali del farmaco. Di nuovo una grande pressione popolare, nata dal fatto che centinaia di malati, che fino a quel punto avevano ricevuto la terapia gratis, ora che la sua efficacia si è rivelata dubbia come minimo, si trovano a doverla pagare cifre insostenibili, incoraggiata e alimentata da diversi esponenti politici. Del resto si sa, mettersi dalla parte delle masse porta sempre voti. E dalla cassa di risonanza dei media, tra i quali si distingue Michele Santoro con il suo programma Moby Dick, che induce il Ministero della Sanità a predisporre una sperimentazione del protocollo. Stessa cosa era successa e succederà anzi in seguito con Stamina, quando sarà il programma delle Iene invece a insistere sull'efficacia di una pratica che alla fine si rivelerà solo una truffa. Vengono coinvolti diversi ospedali italiani. Di Bella in persona segue da vicino tutto quanto insieme a un comitato che comprende i più prestigiosi studiosi italiani e internazionali di oncologia. Risultato? Nessuno dei pazienti sottoposti al metodo Di Bella sopravvive. Scoppiano le polemiche. L'anziano medico sostiene che gli sperimentatori hanno alterato le sue prescrizioni per boicottare i risultati dei test. Si apre un'inchiesta della magistratura, ma non si trova nulla di anomalo, non c'è stato nessun boicottaggio. Non solo, ma quando vengono resi noti i dati dell'archivio personale di Di Bella, che dichiarava decine di migliaia di casi di guarigione, si scopre che ne ha trattati solo alcune centinaia e che di queste persone ce n'era in vita solo una, che però aveva iniziato solo da pochi mesi la cura. Un disastro, insomma. Non bisogna però pensare che questo tipo di vicende sia un'esclusiva del nostro paese, come ricorda appunto Salvo Di Grazia. Gli Stati Uniti, soprattutto,
sono stati protagonisti più volte di fenomeni simili, come nel caso di Hoxsey, un ex minatore analfabeta che diffuse una presunta cura per il cancro e che lottò, appoggiato da parte della politica, contro le più importanti autorità mediche del suo paese. In Canada il ruolo di salvatore dei malati fu di un'ex infermiera che inventò una tisana anticancro, l'Essiac, e così via. Insomma, di casi ce ne sarebbero tanti. Quello che bisogna ricordare quando ci si trova di fronte a vicende di questo tipo, che inevitabilmente scatenano la speranza nelle persone che si trovano in situazioni difficili e le accecano, insomma, di fronte alle evidenze scientifiche, bisogna ricordarsi che la scienza non è infallibile e la sua storia è costellata di episodi tutt'altro che ineccepibili, soprattutto quando ci sono interessi economici in gioco. Nessuno lo nega questo, no? Ne sono un esempio l'arroganza di Big Pharma, tutti quei casi in cui certe aziende farmaceutiche offrono ai medici di base dei benefici o del denaro in cambio della prescrizione di un determinato farmaco, oppure i tanti episodi di plagio, di falsificazione che inquinano la produzione scientifica, per non dimenticare l'intollerabile familismo che infiltra le carriere universitarie nel nostro paese, in cui si fa andare avanti l'amico, il fratello, il figlio, il parente. Ma discutere di scienza richiede di condividerne il linguaggio e accettarne le regole. Il metodo scientifico è chiaro e non ammette discrezionalità e scelte arbitrarie, non si può fare come si vuole. Prima di diffondere un farmaco o una terapia è necessaria una sperimentazione controllata che porti alla definizione di protocolli rigorosi. L'aneddoto, la storia straordinaria, il caso esemplare non bastano. La letteratura e la storia sono piene di illusioni terapeutiche e usi impropri dei farmaci. Quando si è disperati, l'abbiamo detto, rinunciare a credere è impossibile. Aiutare, spiegare, sostenere, curare ove possibile, questo è il compito del sistema sanitario nazionale, che non deve mai alimentare false speranze destinate al fallimento e a lasciare profonde ferite. Torneremo ancora a parlare di questi argomenti perché è chiaro che si tratta di argomenti delicati per molti, no? Perché chi davvero vive una situazione difficile, lo sappiamo, di salute, le ha provate tutte, alla fine si arrende e si rivolge anche a quelli che ne approfittano. Ma bisogna stare molto attenti perché non si tratta solo di farsi rubare dei soldi. Tante volte quella che viene derubata è proprio la salute, se non addirittura la propria vita. Io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci fermiamo qui, naturalmente ringrazio i naviganti che sono sbarcati sulla mia Isola del Mistero, la mia pagina Patreon che ci dà la possibilità di realizzare questi video e... ho visto una luce e dicevo che vi aspetto, vi invito a sbarcare anche voi sull'Isola del Mistero, quindi a sbarcare su Patreon. Ci aiuterete a condividere molto altro materiale con tutte le persone che sono interessate, incuriosite agli argomenti di cui mi occupo e naturalmente avrete accesso a tantissimo materiale esclusivo. Scusate un attimo, ma è la mia impressione o questo cassetto era chiuso prima? Sembrava chiuso. Starai facendo qualche scherzo, Lucy. Beh, dicevo insomma che noi ci vediamo comunque domani con un nuovo episodio della nostra Stanza delle Meraviglie, dove andremo a indagare su un mistero dell'Estremo Oriente. A presto.